Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuti al Padre, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto e a coloro che con sincerità cercano questa verità. Shalom. Questa lezione sarà basata sulla creazione di Internet. E Internet, come conoscete, è creato dal Padre Yahweh. L'uomo l'ha fatto, ma lo Spirito gliel'ha messo il Padre Yahweh. Anzi, prima di tutto, se non sbaglio, l'Internet l'avrebbe creato un nigeriano, Philip, perdonatemi, ecco qui. Philip Emeagwali è un nigeriano e lui è quello che avrebbe creato il web, ok? È uno Jake, un figlio di Israele, ok? Dunque non è lui, è stato uno strumento nelle mani del padre a far sì che viene creato l'Internet. E oggi vedremo un paio di libri, delle scritture che parlano proprio dell'Internet. Il primo che vediamo è il libro di Salmi, capitolo 19. Leggo da versetto 1, che dice: i cieli raccontano la gloria di Yahweh e la distesa annunzia l'opera delle sue mani. Qui non parla altro che l'Internet. Ok? L'Internet, ok, come ce l'abbiamo dappertutto il mondo oggi, anche nelle estremità del mondo, in Africa, ovunque andate c'è Internet. Hanno messo il satellitario, ok, fuori in spazio, sulle firmamente, ok? Cioè, ci sono delle satellite che permettono l'Internet a di là fuori in spazio. Dunque, sì, quando parlo di spazio parlo delle firmamente molto alto, ok? Ma non parlo di uscire dal mondo e andare su altre pianete, ok? Perciò non capite male. Ok? I cieli raccontano la gloria di Yahweh e la distesa annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno dietro all'altro quelli sgorgano parole, una notte dietro all'altra dichiarano scienza. Eh sì, perché ogni giorno ce ne sono nuove cose sull'Internet. E soprattutto in questi ultimi giorni che i nostri apostoli della Great Millstone ci hanno dato l'ordine di fare un video a giorno, almeno un video a giorno. L'informazione di questa verità sta andando proprio a velocità di luce. Ogni minuto qualcuno carica un video, ok? Anche di notte. Perciò uno può accendere il computer, andare su internet di notte,
troverai informazione? Un giorno dietro all'altro quelli sgorgano parole, una notte dietro all'altra dichiarano scienza. Non hanno favela, né parole, la loro voce non si ode, ma loro linea esce fuori per tutta la terra, e le loro parole vanno infino all'estremità del mondo. Spero che voi abbiate lo spirito per capire queste cose qui, perché senza lo Spirito Santo, che è la Ruach HaKodesh, non potete capire questa verità. Qui non parla di altro che internet, ok? Ma la loro linea esce fuori per tutta la terra e le loro parole vanno infino all'estremità del mondo. Yahweh, l'Iddio, ha posto in esse un tabernacolo al sole. Questo è il satellite che stavo dicendo. Infatti, avevo guardato prima la radice di questa parola linea, che infatti si intende proprio linea. Qui, come vedete, abbiamo il libro di Salmi. Andiamo a vedere la radice della parola linea. La loro linea, la radice è Kav, ok? Kav. E che cosa dice? Linea, cavo, linea di misurazione. Un cavo come collegamento, specialmente per misurare il senso figurato, una regola, anche un bordo, una corda o un accordo musicale. Ok? Perciò, vedete, è un cavo, ok? I cavi attraverso l'internet. Cioè, è quello che si sta parlando qui. Si sta parlando proprio di una linea. Non hanno favela né parole, la loro voce non si ode, ma la loro linea esce fuori per tutta la terra e le parole vanno infinito, infino all'estremità del mondo. Yahweh, l'Iddio, ha posto in essi un tabernacolo al sole. E questo si sta parlando del satellite. Ed egli esce fuori come uno sposo dalla sua camera di nozze. Egli gioisce come un uomo prode a correre l'aringo. La sua uscita è da una estremità dei cieli e il suo giro arriva infino all'altra estremità. E niente è nascosto al suo calore. Ok? Poi torneremo qui e andremo a leggere qualcosa in più qui per chiudere la lezione. Dunque, come avete visto, qui si parla proprio dell'internet, ok? Ora andiamo a vedere il libro di Isaia, capitolo 62. Perdonatemi. Capitolo 62 e leggiamo versetto 6. E dice: O Gerusalemme, io ho costituite delle guardie sopra le tue mura. Quelle non si taceranno giammai, né giorno né notte. O voi che ricordate il Signore Yahweh, non abbiate mai posa e non gli date mai posa, infino che abbia stabilita
e rimessa a Gerusalemme in lode nella terra. Perciò, se avete l'occhio spirituale, sappiate che qui si sta parlando dell'internet, ok? Perché i suoi profeti, i suoi insegnanti che ha messo, fanno questi video e li caricano su internet, perciò uno può andare di notte, avrà edificazione, può andare di giorno, avrà edificazione, ce ne sono sempre diverse lezioni nuove. E quando parlo di queste cose, parlo proprio della stirpe dei giusti, dei figli di Israele, ok? O Gerusalemme, io ho costituite delle guardie sopra le tue mura. Quelle non si taceranno giammai, né giorno né notte, ok? Perciò i messaggi sono sempre lì online, caricati sia di giorno sia di notte, ok? E per chiudere questa lezione, torniamo sempre di nuovo nel libro di Salmi, capitolo 19 era. Perché quello che non capite è che i malvagi hanno preso in mano il controllo di questo internet e credono di aver fatto tutto loro. Credono di usarlo proprio per i motivi loro, ok? Ma non sanno che l'andamento dell'uomo è del Padre. Questo si trova nel libro di Proverbi 20, perdonatemi. Proverbi 20, 24. I passi dell'uomo sono dall'Eterno. Come può allora un uomo capire a modo suo? Sì, loro non possono capire. Il Padre c'ha in controllo tutto. Ok? Dunque, volevo continuare a leggere un paio di versetti qui, poi chiudo, perché sono belle. La legge del Signore è perfetta, ella ristora l'anima. La testimonianza del Signore Yahweh è verace e rende savio il semplice. Quali sono le sue leggi, i suoi comandamenti? Gli statuti del Signore Yahweh sono diritti e rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è puro ed illumina gli occhi. Il timore del Yahweh è puro e dimora in eterno. I giudici del Yahweh sono verità. Tutti quanti sono giusti. Sono più desiderabili che l'oro, anzi, più che gran quantità di oro finissimo. Perciò, cari fratelli, spero che questo messaggio che volevo passare, che l'internet è biblica ed è stato creato per il motivo di spargere la verità fino all'estremità del mondo, creato dal Padre. E detto questo, spero che siete stati edificati e lascio tutto questo nel nome del Padre Yahweh, nel nome sacro del suo figlio Yahweh Shai, il nostro Re Redentore e Salvatore. Mi doppio onore agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Alla prossima, Shalom.